E oggi presentiamo il nuovo Asus Transformer All-in-One, nome in codice P1801. È un All-in-One, diciamo, il primo con questa concezione nella sua specie, perché in realtà il punto forte di questo prodotto è la possibilità di staccare lo schermo dalla base, che vive di vita propria, e ha un momento in cui, diciamo, stacco lo schermo, ho una duplice modalità operativa. Posso utilizzarlo come schermo remoto del desktop, quindi utilizzare il sistema operativo Windows 8, oppure semplicemente premendo un tasto posso passare direttamente al sistema operativo Android. Fondamentalmente si tratta di un all-in-one classico, quando lo schermo è inserito nella base, che può funzionare anche lui sia come desktop Android, sfruttando l'hardware che c'è nel tablet, oppure come desktop all-in-one Windows 8, utilizzando il sistema operativo che è all'interno della base. I due sistemi coesistono contemporaneamente, ed è questo è proprio l'unicità di questo prodotto, l'innovazione. E fondamentalmente, vabbè, uniamo i vantaggi di un prodotto, quindi all-in-one, quindi prestazioni di classe desktop, alla praticità e trasportabilità di un tablet, che ha però anche qualche funzione in più, che è quella di essere utilizzato, volendo, anche come desktop monitor touchscreen del desktop in remoto. Tecnologicamente abbiamo un prodotto basato su processori Intel di terza generazione, quindi Core i3, Core i5 e Core i7, scheda video dedicata a Nvidia da 2 giga, è una Nvidia 730, e abbiamo un hard disk da 1 tera e sintonizzatore TV su tutti quanti i modelli, quindi praticamente la possibilità di vedere la TV in qualsiasi punto di casa, staccando lo schermo e utilizzandolo come schermo remoto. La memoria parte da 4 giga fino ad arrivare sulla soluzione top di gamma 8 giga, e connessioni wireless e di rete, insomma una configurazione completa. Come disponibilità, sarà disponibile da probabilmente i primi arrivi per metà mese, e come prezzo di lancio partirà da 1299 euro.